Buonasera amici di SportMe per un nuovo appuntamento sportivo. Quest'oggi si affrontano Bloody Mary e Napoleone. Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio. Palla per i verdi. Parte subito forte Bloody Mary con questo destro da fuori. Ci prova Lucchese sul fondo. Ancora Bloody Mary. Pallone al centro, provato lo scambio, poi ci prova a girarsi in Gemi, si gira benissimo e fa 1-0. Ancora Bloody Mary, dalla distanza, Billè sul fondo, ancora Billè sul settore di destra, prova a scappar via, la mette in mezzo, pallone che sfiora il secondo palo e si perde sul fondo. Ancora Bloody Mary, lo scambio lo recupera però qui Napoleone con Gian Porcaro che pareggia i conti sfruttando un errore dei verdi, 1-1. Bloody Mary in attacco sul settore di destra, ci provano da fuori, grande risposta del portiere. Napoleone si porta in avanti con Gian Porcaro che carica il mancino, presente il portiere. Ancora Bloody Mary, Gian Porcaro a recuperare ancora una volta, calcia, sfiora il secondo palo col mancino. Bloody Mary in attacco, c'è questo destro da fuori di Billè che colpisce il palo. Ancora Napoleone, mancino dalla distanza, c'è il portiere. Ancora Napoleone, perde un brutto pallone, può ripartire Bloody Mary con Ingemi. Grandissima risposta all'estremo difensore. Poi ci prova Billè su punizione e fa 2-1. Ancora Napoleone recupera. Pallone in zona centrale. Ci prova dalla distanza. Interdonato. Pareggia nuovamente i conti Napoleone. Billè anche lui dalla distanza. Traversa. Bloody Mary prova ad impostare, Billè un altro palo, ancora Bloody Mary apre Ingemi sul settore di destra, dai prova qui ad andar via e col mancino realizza il 3-2. Inizia il secondo tempo, ci prova Gian Porcaro, pallone che finisce sul fondo, ancora Napoleone, grandissimo gol di Pernice su punizione. Ancora Napoleone, si fa vedere sul secondo palo, Gian Porcaro che da due passi non può sbagliare, Napoleone in vantaggio. Bloody Mary riconquistano palla, Ingemi insiste, pallone che termina sul fondo, ad un passo dal pareggio Ingemi, pallone che arriva nuovamente a Ingemi, che stavolta non può sbagliare, 4-4 su assist di Billè. Napoleone su punizione, ci provano, pallone che termina sul fondo, allora Bloody Mary... Si fanno vedere in attacco con Billè, pallone dietro e arriva un palo clamoroso. Ancora Bloody Mary, Luca prende la mira, calcia e segna 5-4 col mancino pregiato. Ancora Bloody Mary in zona offensiva, ci prova Billè, deviazione, traversa, si salva la Napoleone. Provano ad attaccare i viola, mancino dalla distanza che si perde sul fondo. A caccia del sesto gol Bloody Mary, pallone al centro per Fenghi che realizza il 6-4. Bloody Mary in zona offensiva, c'è Billè che va di tacco e poi arriva Lucchese che da lì non può sbagliare, 7-4. I verdi attaccano sul settore di destra, si fa vedere proprio Lucchese, la sfera arriva a Luca che realizza la sua personale doppietta e l'8-4. Non si ferma Bloody Mary con Billè che va a pressare, ancora Billè realizza il 9-4, letale in area di rigore, termina così.